stato un viaggio nella storia del cinema, quello che ha preso vita al Teatro Petrarca domenica 29 ottobre, con tanto di personaggi del celebre Star Wars, accompagnati ovviamente dalla grandiosa Marcia Imperiale. Sulla ribalta aretina, infatti, è andato in scena il concerto diretto da Andrea Colombini, protagonista assieme alla musica nei film di Spielberg del secondo appuntamento di Oida, l'orchestra instabile di Arezzo. È molto affascinante, è molto bello, anche se il repertorio è molto difficile, ma quando si ha a disposizione un'orchestra come l'orchestra Oida qui di Arezzo, che è composta da musicisti che io non esito a definire straordinari, è una difficoltà che si è trasformata subito in un grande piacere di far musica insieme. Io sono rimasto molto sorpreso per l'estrema qualità di questa orchestra, per la versatilità, per la capacità di capirci l'un con l'altro e di poter realizzare, credo, in modo bello, buono, un programma di musiche molto famose, ma non è che perché sono famose sono facili, sono musiche difficili da fare, assolutamente. Ogni brano scelto è in qualche modo legato alla storia e alle collaborazioni del regista, dunque un viaggio attraverso le colonne sonore, a partire dall'eterna lotta tra il bene e il male di Guerre Stellari, fino alle avventurose ricerche archeologiche di Indiana Jones, passando per lo spaventoso mondo dei dinosauri di Jurassic Park.